Non lo so, no, è merito dei ragazzi che hanno cambiato modo di interpretare la partita, è merito di lì. La differenza è stata forse un confronto forte nel primo tempo, ma no, non vedevo insomma, che erano troppo col braccino corto, così dovevamo avere un po' più di coraggio, un po' più di convinzione dei nostri mezzi, dovevamo aver voglia di vincerla, poi potevamo perderla, ma comunque non cambiava niente, anche se crisi, sarebbe stata crisi, polemiche e quant'altro, ma noi dovevamo rischiare di vincerla e avevamo fatto troppo poco per cercare di vincerla. Siamo stati bravi, e complimenti ai ragazzi. Sì, Rigliano, ti è piaciuto? Sì, sì, mi è piaciuto, deve migliorare, può fare meglio, poi ha fatto bene anche Donadel, ma lì adesso abbiamo 2-3 giocatori in base anche alle partite, però è chiaro che quello che ho detto, il futuro è lui, anche se magari giocherà qualche gara in meno, però deve essere lui, deve anche lui però migliorare la sua velocità, migliorare tante cose che magari adesso però si vede che insomma è un giocatore di calcio, mi piace. Adesso provi a riaprire il campionato lì davanti a favore della Roma. Ma non lo so, noi abbiamo perso con tutte le prime squadre, quindi sarà una partita con un coefficiente molto molto alto, non lo so, però ci teniamo tutti a fare una bella partita, adesso abbiamo un po' di tempo, anche questa vittoria credo che ci possa servire a prepararla meglio, anche se le devi sempre preparare bene le partite con le grandi squadre, poi magari le perdi per una giocata individuale. La Juve non è solo individualità, ma è una squadra che sta dominando da 2 anni, quindi la difficoltà sta lì, però adesso noi siamo contenti di questa vittoria, poi vediamo. La quota 40 è solo psicologica, cioè nel senso, voglio dire, la salvezza si può dire che è già cosa sicura, al di là del discorso appunto psicologico della quota 40? No, non lo so, io è stato fatto una quota, una sticella, quindi arriviamo lì, poi vediamo. Poi magari basta meno, ma però credo che sia un po' riduttivo. Noi pensare a vincere più partite possibili, quindi quello che noi oggi non pensavamo di vincere la partita, pensavamo a non perdere e poi ti capita di poi perderla. Invece l'abbiamo vinta e vediamo quello che sarà l'asticella, salvezza o meno. Pensi a qualcosa in più? No, penso a giocare partite, adesso abbiamo la Juve, non so, cercare magari di vincerla, provare a vincerla come abbiamo fatto. Ripeto, oggi era una partita, ma non tanto, potevamo perderla perché comunque poi in Serie A puoi perdere con tutti. Però venivano da 3 sconfitte che avevano una sua storia, sia Napoli, Roma e Milan non erano andate giù perché la squadra non meritava di perdere tutte le partite. E oggi si è ripreso qualcosa che magari non aveva preso le altre gare. Centesimo in Serie A per Moras, un traguardo molto importante per il greco. Ma anche oggi era indeciso se lui o Toni capitano. Poi abbiamo scelto per Luca, ci teneva a fare bene qui vicino a casa sua. Sono contento, al di là dell'aspetto tecnico, Vang è un giocatore affidabile dentro, fuori, nello spogliatoio e in campo, quindi grande, grande professionista e quindi sono contento. Marquez diventa per te più che un'alternativa, insomma oggi ha dato molta, molta sicurezza. Ma è facile giocare, adesso sta giocando, sta dimostrando, ma prima c'era Mimmo, magari avevamo delle situazioni difensive già collaudate, sta facendo bene, sono molto contento, è un ragazzo fantastico, gli vogliono bene tutti e si merita anche lui insomma le prime pagine.